Siamo con l'avvocato Sergio Alberto Codella di Borsier Newton Partners, protagonista della tavola rotonda dedicata al welfare, ma parliamo in questo caso di smart working, il cosiddetto lavoro agile. Lo smart working porta con sé un'ambiguità perché può essere assolutamente una grande risorsa in termini di conciliazione della vita professionale e di quella personale del lavoratore, ma allo stesso tempo può presentarsi come una nuova forma di sfruttamento. Sicuramente c'è questo timore perché, come tutte le novità, molto spesso vengono viste con paura e con reverenza. In realtà non è così, perché lo smart working è sicuramente un'occasione di ammodernamento delle strutture organizzative delle aziende, ma soprattutto un'importante occasione di lavoro per i lavoratori per migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro. Quindi c'è questa paura, è una paura di fondo che anche attraverso l'introduzione del nuovo testo legislativo, che ormai sia un paio d'anni, sta cambiando le cose, e soprattutto c'è una maggiore consapevolezza da parte di tutti dell'importanza di questo strumento, che oggi può essere la soluzione sia per i dipendenti, per esempio garantire un miglior rapporto con i figli, essendo più vicini magari a casa e alla scuola, o addirittura un miglioramento della qualità di vita, risolvendo i problemi di traffico e di spostamento all'interno delle città, ma soprattutto per le aziende che possono, attraverso lo smart working, pensare non solo a una riorganizzazione di tipo teorico, ma anche molto pratico, attraverso una ridefinizione per esempio degli spazi aziendali e quindi una riduzione dei costi, nonostante un maggiore efficientamento della produttività, perché è stato dimostrato che in realtà un lavoratore in smart working è tendenzialmente un lavoratore felice, un lavoratore soddisfatto e che tende a produrre di più. Dal punto di vista normativo rispetto allo smart working, quali sono le richieste più frequenti di chiarimento che arrivano da parte dei lavoratori? Allora, diciamo che il testo legislativo è arrivato dopo l'invenzione dello smart working, perché come spesso accade, prima le cose si fanno e poi si disciplinano. È stato un testo molto atteso, in realtà è un testo che io reputo positivo perché risolve alcuni dubbi che riguardavano la materia. Il primo di questi, per esempio, è quello sull'infortunistica, sul lavoro, perché uno dei maggiori timori per le aziende è che l'introduzione di sistemi evoluti di smart working potessero lasciare dei buchi normativi in caso ad esempio di un incidente o un infortunio. Per esempio il merito di questo nuovo testo di legge è chiarire questo aspetto, anche diciamo l'INEL è intervenuta per definire in maniera più compiuta quali sono i limiti e le condizioni perché un lavoratore infortunato in regime di lavoro agile possa essere risarcito, e quindi questo sicuramente, che era una paura atavica dell'introduzione di smart working, è stata risolta. Ve ne sono altre timori e di criticità che forse meritano un maggiore approfondimento, per esempio quello sul controllo dei lavoratori, perché lo smart working è soprattutto anche un ripensamento delle modalità di gestione del personale, perché il personale è maggiormente responsabilizzato e maggiore responsabilità significa anche spesso una necessità di un controllo di tipo diverso. Stiamo immaginando ovviamente controlli a distanza, perché ovviamente bisogna stare attenti a rispettare le regole sui controlli a distanza e di impedire che un lavoratore smart working diventi un lavoratore, fra virgolette, troppo controllato, ma l'idea deve essere esattamente l'opposto, cioè definire un regime di smart working che possa responsabilizzare le persone che, come dire, tramite questo nuovo strumento possano decidere di lavorare meglio e di più, senza un controllo troppo definito. Poi vi sono tante altre cose ancora da definire, perché lo smart working è comunque ancora una novità, soprattutto in Italia, visto che sono pochi anni che è stato introdotto, però pian piano stiamo cercando, anche attraverso l'intervento di accordi per esempio sindacali all'interno delle aziende, di fornire una cornice della disciplina quadro che poi viene suggellata in accordi individuali con i lavoratori, perché nella nuova legge la cosa veramente importante è che sia ben chiarito tra il datore di lavoro e il dipendente quali sono le regole che bisogna rispettare, sia in termini di orario di lavoro, di luogo della prestazione, di obiettivi da raggiungere, per garantire quello che lo smart working vuole, cioè un vantaggio per il lavoratore e un vantaggio per il datore di lavoro. Perfetto, ringraziamo l'avvocato Sergio Alberto Codella, Borsier Newton Partners, lo ritroveremo all'interno della tavola rotonda dedicata al welfare, casi positivi di welfare che funziona.